Siamo a Parma per un evento istituzionale in cui è stato annunciato l'avvio dei lavori del nuovo centro di eccellenza per lo sviluppo e la produzione dei farmaci biologici. Ci facciamo raccontare di quali farmaci si tratta, quali sono le aree terapeutiche in cui potranno trovare impiego, da Francesca Usberti, a capo dello sviluppo farmaceutico del gruppo Chiesi. Dottoressa Usberti, entriamo subito nel vivo del tema. Quali sono i farmaci, i prodotti che usciranno dallo stabilimento che avete iniziato a costruire e che sarà pronto nel 2024? Questo stabilimento è caratterizzato da una grande flessibilità, quindi potremo produrre dal principio attivo, quindi enzimi, proteine, anticorpi monoclonali, fino al prodotto finito e fino al suo confezionamento e consegna al paziente. Quindi avremo la possibilità in una filiera completamente integrata di andare proprio dalla nascita fino alla consegna al paziente. Cosa aggiunge alle vostre capacità produttive che già ci sono e che sono importanti? Cosa c'è di nuovo in questo stabilimento, in quest'area nuova che sta sorgendo? E diciamo che abbiamo due punti principali. Questo sarà un sito produttivo, ma rispetto ad altri siti in Italia produttivi biotech, ha il vantaggio e l'unicità di essere vicinissimo alla ricerca e sviluppo. Qui a circa 1,5 km abbiamo il nostro centro di ricerca con 600 ricercatori, connesso ad altre realtà di ricerca Chiesi fuori dall'Italia, e abbiamo quindi il vantaggio di collegarci sia a una internazionalizzazione di ricerca, ma anche di portare know-how in ambito del territorio. Quindi potremo poi collegarci anche con altre industrie italiane in ambito biotech, avendo sviluppato un know-how importante, e anche con università e altri centri di ricerca. Senta, so che sui prodotti c'è la giusta riservatezza aziendale, però quali sono le patologie alle quali vi rivolgete? Questo ce lo deve dire. Sì, sicuramente. Abbiamo un prodotto in stadio avanzato, in fase clinica 3, il PRX-102, che deriva da una collaborazione con l'azienda Protalix, che è contro il Fabry disease, quindi una malattia rara, che è un'area che Chiesi di interesse, che ha aperto di recente. Poi abbiamo l'ambito respiratorio con la PH, quindi la ipertensione arteriosa polmonare, e anche la IPF, che è la fibrosi idiopatica polmonare. Senta, dovesse dare un aggettivo alla ricerca di Chiesi, quale potrebbe essere? Credo che quello che ha sempre, da sempre, contraddistinto Chiesi è l'innovazione, quindi l'abbiamo portato avanti in diversi campi, in neonatologia, in asma, in COPD, e oggi questo Biotech Center, diciamo, ci permette di approcciare un aspetto di transizione culturale e di business, perché stiamo lavorando in un'ottica olistica, cioè con il paziente al centro, dal disegno del farmaco, lo sviluppo, lo studio della patologia fino alla sua realizzazione e consegna a casa. Però l'aggettivo non me l'ha detto, quale potrebbe essere? Beh, innovativo.